tutti, 5 di dicembre, nuova casellina da aprire. Ho dimenticato di là il Babbo Natale, calendario dell'avvento, però fidatevi, dentro questa casellina c'è un bel wrap up, ovvero le mie letture del mese di novembre e la mia TBR, i libri che vorrei riuscire a leggere nel mese di dicembre. Mi piacerebbe riuscire a rendere questa stanza un po' più natalizia, ma non essendo la mia stanza non mi azzardo a fare nulla. Per ora ci accontentiamo di questi fantastici orecchini che ho fatto io, che sono rispettivamente Babbo Natale e un elfo. Non so se riuscite a vederli adesso. Guardateli. Allora, lui è un elfo. È un elfo che lavora per fare i regalini che riceverete voi a Natale. E lui invece è il boss, il grande boss, Babbo Natale. Eccoci qui. Quindi, le mie letture del mese di novembre. Ho letto tre romanzi. In realtà due romanzi e una novella. Non ho letto molto, ma sapevo che novembre sarebbe stato pieno e quindi sapevo che avrei letto poco, speravo non così poco, però vabbè. Ultimamente non riesco a leggere quanto vorrei. Comunque, li ho letti sul Kindle e tutti e tre mi sono stati gentilmente inviati dalle autrici. Allora, il primo che ho letto è Underworld di Samantha M. Swott. Ecco, la copertina è davvero molto bella, così come anche la storia. Parla di questa ragazza che frequenta questo esclusivo college ambientato in Pennsylvania. Frequenta questo esclusivo college, ma a poche settimane dall'inizio del suo secondo anno iniziano a accadere cose strane. Lei inizia, diciamo, a cambiare, insomma scopre di avere dei superpoteri, chiamiamoli così. Non vi dico nient'altro perché non vi voglio svelare la trama. Lettura molto 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 piacevole. Io ho letto l'intero romanzo nel giro di un giorno e mezzo al massimo, perché non vedevo l'ora di arrivare alla fine. Per cui questo romanzo è stato davvero molto bello, lo consiglio, 3,5 stelle. Non ho fatto la recensione, ma di questo romanzo sentirete parlare settimana prossima, perché sarà settimana prossima, perché ospiterò l'ultima tappa del blog tour e vi anticipo già che ci sarà un giveaway. Di conseguenza, il secondo romanzo che ho letto è il secondo della serie The Different Worlds, di cui fa parte Underworld, ed è Otherworld, sempre di Samantha M. Swott. Ecco la cover. Questo è il secondo romanzo, non vi dico niente della trama, perché così se volete leggere il primo non vi siete spoilerati nulla del secondo. Comunque, ho trovato... devo dire che mi è piaciuto di più il primo, perché forse c'è un po' più di azione, mentre questo qui, specialmente tutta nella prima metà, è molto statico. E quindi, non so, forse mi è piaciuto un pochino di più il primo, però comunque consiglio questa serie, è davvero molto molto carina. Comunque, appunto, come vi anticipavo, settimana prossima troverete la tappa del blog tour in cui vi recensirò entrambi i volumi. Il blog tour è dedicato al secondo volume della serie, ma per non far troppi spoiler farò una recensione approfondita del primo e un breve parere sul secondo, e come vi ho già detto ci sarà un giveaway, quindi non perdetevi questa tappa. Come vi dicevo, il terzo romanzo che ho letto, anzi più che un romanzo, una novella, è Desiderio di Natale di Alessia S. Ecco qui la copertina, ve la mostro. Lo so che sono in bianco e nero perché sono sul mio fedele Kindle, però insomma per adesso accontentiamoci. Comunque, di questo romanzo ho fatto la recensione, la trovate giù qui nell'info box. 5 stelle, questa novella mi è piaciuta tantissimo. Per chi non lo sapesse, LSS è l'autrice della trilogia di Lilac, una trilogia distopica che io ho amato alla follia, ho amato e amo alla follia tuttora, ed ero molto curiosa di sapere di cosa parlasse la novella, che anticipa poi una trilogia, mi sembra, ambientata a New York, che parla di... sono tre romanzi autoconclusivi che parlano di queste tre ragazze che trovano, diciamo, l'amore a New York. Si tratta di una novella davvero molto molto ben scritta, l'SS si è riconfermata una grandissima autrice,
e non vedo l'ora di leggere gli altri suoi romanzi. E per saperne di più, comunque, trovate tutto nella recensione. Ora vi voglio presentare i libri che vorrei riuscire a leggere nel mese di dicembre, che è già iniziato. E viste gli andazzi degli ultimi due mesi, cioè in due mesi ho letto 5 libri, vi farò un po' ridere, perché adesso vorrei presentarvi la mia TBR, che è composta da 2, 4, 6, 7 libri. Cioè, riuscirà mai Sofia a leggere 7 libri in un mese dopo due mesi fallimentari per quanto riguarda le letture e non solo? Chi lo sa? Comunque, qui a dicembre ci sono anche le vacanze di Natale, per cui se ha più tempo per leggere, bla 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 bla, ce la farò? Non lo so. Comunque, mi piacerebbe riuscire a leggere. Partiamo con il primo romanzo, che è anche il primo arrivato in ordine cronologico, e si tratta di Lo straordinario mondo di Ava Lavender, di Leslie Walton. Come sapete, questo romanzo mi è stato inviato dalla casa editrice per una recensione. Sulla trama non so molto, quasi niente, nulla, se non che è un romanzo molto moltissimo amato e che niente, sicuramente mi piacerà e lo devo leggere, lo vorrei riuscire a leggere questo mese. Speriamo. Il secondo romanzo è Opal di Jennifer L. Armentrout, il terzo romanzo della serie Lux, come vi dicevo, e questo mi piacerebbe davvero molto leggerlo perché lo aspetto da tanto e voglio sapere come continua la storia e quindi spero di riuscire a leggerlo. Speriamo, dai Sofia, impegnati. Comunque, questo romanzo invece, che forse avrei dovuto presentarvi per primo, lo sto leggendo tuttora e si tratta di Il nono cielo di Elisa Evangelisti. Di questo romanzo non vi dico nulla perché sarà protagonista di una delle prossime tappe del calendario dell'avvento di questa settimana, per cui non vi dico niente, vi dico che lo sto leggendo, ci sarà una recensione e forse anche qualcos'altro. Chi vuole intendere, intenda. Poi mi piacerebbe riuscire a leggere Girl Online di Zoe Sugg. Questo romanzo mi è arrivato l'altro ieri, credo. Comunque, ho fatto anche il video unboxing. Aia. Ho fatto anche il video unboxing sulla mia pagina Facebook, se volete conoscere la mia reazione di quando ho aperto il pacco di Amazon contenente questa meraviglia, vi lascio il link del post qua sotto. Ho letto le prime 3 pagine, 4 pagine. Devo dire che non è difficile da leggere, cioè nel senso io non sono avantissimo, non so se perché magari è solo l'inizio che è semplice, poi magari il resto mi sparerà fuori dei paroloni incomprensibili, comunque non lo so. Vorrei riuscire davvero tanto a leggerlo questo mese, vediamo. Ora invece passiamo alle letture prettamente natalizie, perché come sapete dicembre ospita uno dei miei periodi preferiti all'anno, ovvero il Natale, e quindi a Natale si leggono libri di Natale. Quindi sicuramente questi 3 romanzi avranno la precedenza sugli altri. Le letture natalizie che mi piacerebbe riuscire a fare quest'anno sono Il regalo più grande di Jenny Hale, Un regalo per te di Nora Roberts, che sapete quanto adori questa copertina, per cui sicuramente lo leggerò, perché dai ragazzi, no, cioè andate in libreria solo per toccare questa copertina, poi se non vi ha conquistato lo rimettete giù, se invece vi ha conquistato come me lo porterete alla cassa e lo comprerete. Sicuramente poi sarà anche un bel romanzo, perché Nora Roberts è una scrittrice affermata, ormai ha scritto tantissimi romanzi, sempre tutti bestseller, così non penso che scriva robe orrende, per cui sicuramente sarà un bel romanzo. Ma la copertina da sola merita 1000 punti. Ok, stop. Comunque, questa è la seconda lettura natalizia che mi piacerebbe riuscire a fare. E questa è la terza invece, Mentre fuori nevica di Sarah Morgan, che ancora non avevate visto, ma è arrivato oggi,
questi tre sicuramente sono le letture natalizie, questi tre sicuramente li leggerò insieme al Nonno Cielo che sto leggendo e che ho quasi finito, per cui quello lo diamo già come lettura fatta, e gli altri tre saranno romanzi in più che speriamo, se Dio vuole, riuscire a leggere un po' di più per portare su il numero dei libri letti quest'anno, che non sta neanche eguagliando il numero dell'anno scorso, cioè quest'anno è proprio epic fail. Ma va bene. Comunque, fatemi sapere qui giù nei commentini quali sono state le vostre letture del mese di novembre, quali invece saranno le vostre letture del mese di dicembre, se avete già letto qualcosa, se le vostre letture saranno prettamente natalizie o se ve ne infischiate, leggerete horror a tutto spiano, se questo periodo dell'anno vi piace o se invece vi fa schifo. Comunque, se il video vi è piaciuto, lasciate un grosso mi piace, lasciate un commento, condividetelo, insomma, spargete la mia faccia ovunque. E vi do appuntamento domani sul blog. Qui sotto trovate gli appuntamenti precedenti che si sono svolti finora sia sul blog sia sul canale YouTube, inerenti appunto al calendario dell'avvento. Grande assente di oggi è Babbo Natale, che sta di là. Ancora spero che il video vi sia piaciuto. Se vi interessano questi orecchini, che sono bellissimi, potete trovare una foto migliore su Twitter. Adesso magari vado di là e la carico. E un bacione, alla prossima, a domani, ciao ciao.